Quindi, Santo Spirito, manda a noi la Chiesa, coraggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Datore dei nomi, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di costa, nella caduta di mare, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che sorbino, bagna ciò che ami, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è lento, rizza ciò che è fiato, dona ai tuoi fedeli. Che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona l'amore santa, dona la gloria eterna. Amen. Siamo mercoledì della prima settimana. Apri le mie labbra e la mia bocca proclama la tua gloria. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tu era nel principio, ora e sempre, dei secoli, amen. Alleluia. Cristo, sapienza eterna, donaci di usare la tua dolce amicizia, angelo del consiglio, guida e proteggi il popolo che spera nel tuo nome. Sii tu la nostra forza, la dolce che ci salva dagli assalti del male. A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore, nei secoli dei secoli. Amen. Confesso a Dio di potente e a te di potente, che ho mosso peccato, i pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e cuore, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio che potente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e riconduca la vita eterna. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso ti conceda la giustizia, assoluzione e perdono i vostri peccati. Amen. Ecco Gesù. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola che Dio sa osservare. Thank you.
perdono di noi, con voi, in nome del Signore. Il Salmo 18. Allora, in questo Salmo noi ci accorgiamo la sollecitudine che ha il Signore quando noi chiediamo aiuto, sollecitudine. È il Salmo dove veramente c'è una situazione quasi stranissima. C'è una descrizione mitologica, qualcosa di fantasioso, perché il Signore, quando sente il grido di colui il quale si affida a Lui e ha bisogno di Lui, subito si precipita, e c'è la descrizione del superamento di tutte le difficoltà, tutto, non solamente fa tremare la terra, le acque fanno vedere il fondo del mare, cioè tutto un subbuglio, un terremoto, tanto il Signore è sollecito nel venire il nostro aiuto. Perché sentiti, anche se tante volte può essere che ci sia uno spazio di tempo, ma lo spazio di tempo deve essere riempito da quella certezza che il Signore viene il nostro aiuto e non ci lascia nell'angoscia. Dobbiamo avere questa grande fiducia, perché non è un sordo, è uno sollecito che subito viene e sostiene. È un pronto soccorso di grande spessore, dico, possiamo dire, divino, perché Dio è così, non possiamo immaginarlo diversamente. Non è uno che ci ha creati e allora ci lascia soli, da orfani, non siamo orfani. Lui è un padre che ha sollecitudine ed è pronto. Basta che noi diciamo, vieni mi aiuto, subito appena ci viene, viene il nostro aiuto. Ma dobbiamo anche saper ringraziare dopo, però. Allora andiamo, 18, Salmo 18. E c'è una premessa, il preludio di quello che il Signore sa fare. E non è un'immaginazione nostra, ma è una descrizione, è parola di Dio. Non è una descrizione poetica, ma drammatica tante volte. È così la descrizione. Allora, e inizia con questa espressione, bellissimo. E noi sappiamo per quale motivo questo salmista inizia con la parola ti amo. Perché lo amiamo? Per quale motivo? Noi apriamo il nostro affetto a Lui, diciamo proprio al primo mattino, ti amo mio Dio, mia forza, mio... Per quale motivo? Per quale motivo? Attendiamo allora il motivo, perché se diciamo questo è perché il salmista ha fatto un'esperienza bellissima, e anche noi abbiamo, molti di voi hanno fatto questa esperienza, per cui possono dire devi amare Gesù Cristo, perché io te lo dico perché il Signore non mi ha mai abbandonato. Quando pensavo che tutti mi avevano calpestato, mi volevano distruggere, ecco il Signore lì pronto a custodirmi, a riparare. Comunque Antifone, forza Giussi, voce potente. Ti amo, Signore, mia forza. Ti amo, Signore, mia forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Per quale motivo? Il salmista ci invita ad amare Lui, e qui insieme invoco il Signore, degno di lode, e sarà sottolineato.
quando dei miei nemici. Capite perché amiamo il Signore? Perché ci libera dai nostri nemici. Qual è il nemico di tutti i nemici? Il diavolo. Sì, è quel menzognero, quell'accusatore. Lui, il demonio, ci accusa dinanzi a Dio. Non solamente è Satana, ma il diavolo, colui che divide, una forza che divide. E chiunque commette il peccato, chi commette il peccato, ha in se stesso un principio attivo di divisione. I peccatori sono elementi distruttivi, divisori, dividono. Il peccato divide, è sempre così. Da quando uno si riconcilia con Dio, tutto si ricompone. Allora? Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Che cosa è accaduto? Nella mia voce, Dio. La sorella ascoltò la mia voce, a lui la sorella giunge il mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza. Allora, vedete, ci sono questi versetti, 17 versetti, preludio meraviglioso della sollecitudine che fa il Signore quando il pio israelita, il cristiano, grida: vieni mi aiuto, sostienimi. E lo dice: nell'angoscia invocai il Signore, mi travolgevano torrenti infernali, dal tempio si ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi giunse il mio grido. Cosa ha fatto? Guardate che bello questa descrizione, che veramente seguiamo con attenzione, perché è per noi una descrizione di come il Signore sollecitamente viene il nostro, ci asciugare le lacrime e viene il nostro aiuto. Antifona, forza. Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. Ecco, questo è l'esito. Quando tu gridi, il Signore ti libera. Ma ecco per quale motivo anche Gesù, quando gli fu chiesto di elevare una preghiera a Dio, Gesù dice così: Padre nostro, e dice tutto, non abbandonarci alla tentazione, non abbandonarci all'angoscia, non abbandonarci alla tristezza in mano ai nostri nemici che mi vogliono inghiottire vivo. Non abbandonarci. Allora ecco cosa accade. Attenzione, perché è per noi. Un Dio è qui che viene presentato. La natura di Dio è questa, con cui viene presentata la sollecitudine. Proprio non vede nulla, si precipita. E viene descritto come si precipita e che cosa supera le distanze, cioè dire le distanze immaginative, però è come la sollecitudine, un amore grande, perché il mio consacrato è in distretta, è in pericolo, non posso lasciarlo così. Allora a lui e ai suoi orecchi giunse il mio grido. La terra tremò, si scosse, vacillarono le fondamenta dei mondi, si scosse perché egli era adirato, dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprizzavano carboni ardenti, abbassò i cieli, discese una nube oscura sotto i suoi piedi, cavalcava un cherubino e volava, si liberava dalle ali del vento, si avvolgeva di tenebre come di un velo, di acque oscure, di nube come di una tenda,
davanti al suo fulgore passarono le nubi con grandi carboni ardenti. Il Signore tonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandi carboni ardenti, scagliò saettini, li disperse, fulminò con folgore e li sconfisse. Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo, per il tuo minaccio, Signore, per lo spirare del tuo furore, stese la mano dall'alto e mi prese. Mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me. Mi assalirono nel giorno della mia sventura, ma il Signore fu il mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. Bellissima questa descrizione della potenza del Signore. Non fermiamoci nella bellissima, dobbiamo essere concreti. Vabbè, allora un altro aggettivo, potente. Ma lasciamo stare. Dobbiamo credere. Ti amo, mio Dio, ti amo per questo. Cioè dire, per favore, non lasciamoci, come dire, magari sono state attenti, devo subito vivere con coerenza quello che sto dire, che sto ascoltando. È un Dio sollecito, un Dio affettuoso, è vicino a me, ci mi sostiene, non ho voglia di andare in chiesa, chiedi aiuto e Lui ti sospinge. Sei tentato per le tentazioni contro la purezza, l'orgoglio, la superbia, l'invidia di quelle persone che ti schiacciano. Signore, vieni ad aiutarmi. Lui viene ad aiutarmi. Ci manca questa fiducia. Nel momento in cui siamo informati, noi formiamo la nostra coscienza nel dire Dio è mio padre e non è un sordo, e lo dice all'inizio, guardate che bello, dice invoca il Signore degno di lode, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui trovo rifugio, mio scudo, mia potente salvezza, mio baluardo. Per questo non temiamo se trema la terra. Dobbiamo, come è stabile il monte di Gerusalemme, dice il salmista, così sarò stabile per sempre, come i monti che circondano Sion. Stabile per sempre. La stabilità, a chi appartiene la stabilità? E non agli umori, agli stati di animo. Oggi mi sento bene e allora rispetto tutti, mi sento male e prendo tutti per credere, stupidi e così via. Non possiamo essere vittime degli stati di animo o delle provocazioni. Quando il Signore dice se sei offeso, terribilmente offeso, calpestato e non ti considerano, allora come devi rispondere? Ti viene voglia di vendicarti. E il Signore dice, perché ti deve? Ti dice il modo con cui devi sopportare quella ingiuria, quel disprezzo, quell'offesa tremenda. Sicuramente tra i parenti le offese sono più terribili di tutti gli altri strani. Così. Allora, cosa devi fare? Il tuo nemico. Allora, non ti devi vendicare, perché il Signore ti dice ci penso io, tu devi perdonare, ma ci penso io, non ti devi vendicare tu, ci penso io, come dare un giudizio. Nessuno ha il diritto di vendicarsi, perché lui dice a me il giudizio, a me il discernimento, ci penso io e tocca il cuore. Pensate quanta gente ha maledetto quel buon ladrone che poi è andato in paradiso. Quanta gente ha maledetto. E Dio gli ha dato un giudizio.
nel momento in cui ha riconosciuto di essere un turpe, un assassino, un uomo violento, arrogante. Nel momento in cui ha riconosciuto questo, ecco come il Signore si vendica, perdonando. Nel momento in cui riconosce il suo peccato. Dio amore, ha perdonato lui i suoi assassini sulla croce e ha detto: Padre mio, se puoi allontana da me quest'ora, ma non come voglio io, come vuoi tu. E ha perdonato, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora comprendiamo chi è il Signore. Chi è il Signore? Allora, terzo salmo. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu dischiari le mie tenebre. Confesso a Dio onnipotente. Dio benedica, abbia misericordia su voi, perdoni i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso, concede ai tuoi figli e perdoni i vostri peccati. Ecco Gesù, agnello di Dio, che tolti i peccati del mondo. Scenda su di voi e con voi vi manca sempre. Possiamo antifona terza ripeto sì Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu dischiari le mie tenebre. Versetto 21. Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato come un empio il mio Dio. I suoi giudizi spettano insieme, i suoi giudizi stanno tutti davanti,
non respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi. Come l'uomo buono, tu sei buono. Come l'uomo integro. Con l'uomo buono, tu sei buono. Con l'uomo integro, tu sei integro. Con l'uomo puro, tu sei puro. E dal perverso non ti fai ingannare. Perché salvi il popolo dei poveri, ma abbassi gli occhi dei superbi. Insieme. Signore, tu dai luce alla mia mano, il mio Dio si schiara le mie tenebre. Con te mi getterò nella mischia, con il mio Dio scalotterò le mura. La via di Dio, gloria a gloria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, luce alla mia lampada, tu dischiari le mie tenebre. Allora andiamo a Giobbe. Tutti erano ammirati delle parole di grazia che uscivano dalla bocca di Cristo. Giobbe 32. Siamo allora al capitolo 32. Eliu parla del mistero di Dio. Non dimentichiamo cos'è questo mistero di Dio, ossia la natura stessa di Dio. Nessuno può conoscere la natura di Dio se Dio non si rivela. Se Lui si rivela, possiamo conoscere la natura di questo Dio che è meraviglioso. Ecco per quale motivo ci sono i tentativi deduttivi di chi, come espressione del bisogno, dell'infinito, dentro di noi c'è questo desiderio infinito e c'è una ricerca verso colui il quale ha creato il mondo, creato l'uomo, che è a livello più alto della creazione, e va alla ricerca. Ed è stato Gesù a rivelarci chi è Dio Padre, chi è questo Padre. Senza di Gesù Cristo non avremmo avuto questo velo tolto, non avremmo visto veramente. Però attenzione, perché lo Spirito Santo ha anche sollecitato i profeti e anche attraverso gli agiografi che hanno scritto tanti pesami, per esempio, anche tanti libri, dove c'è una storia che ti presenta Dio, il Dio che cammina nella storia accanto all'uomo, che fa una storia tutta diversa. E ci sono gli errori, e il Signore è lì a pazientare attraverso i profeti, a richiamarli eccetera, ad aggiustare la strada. Però è il Dio della storia, però che non ha quella perfezione che ci ha rivelato Gesù. Comunque vediamo questo Eliu che parla del mistero di Dio. Forse vediamo. Quei tre uomini cessarono di rispondere a Giobbe perché egli si riteneva giusto. Allora si accese lo sdegno di Eliu, figlio di Barachele, il Buzita,
te la tribù di Rav. Si accese il disdegno contro Giove, perché si considerava giusto di fronte a Dio. Si accese il disdegno anche contro i suoi tre amici, perché non avevano trovato di che rispondere, sebbene avessero dichiarato Giove colpevole. Eliu aveva aspettato mentre essi parlavano con Giove, perché erano più vecchi di lui in età. Quando vide che sulla bocca di questi tre uomini non vi era più alcuna risposta, Eliu si accese di disdegno. Eliu, figlio di Barachia il Buzita, prese a dire: «Giovane, io sono di anni e voi siete già canuti. Per questo ho esitato, per rispetto, a manifestarvi il mio sapere». 33 si passa. 33 capitolo. Per favore. Allora, capitolo 33, versetto 1, 22, 1. Ascolta dunque, Giobbe, i miei discorsi, porgi l'orecchio ad ogni mia parola. Ecco, io apro la bocca, parla la mia lingua, entro il mio palato. Il mio cuore dirà parole schiette e le mie labbra parleranno con chiarezza. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere. Ecco, principio, la nostra vita viene da Lui. Il principio della nostra esistenza viene da Lui. È un'affermazione meravigliosa questo criterio che afferma. Lo Spirito di Dio mi ha creato. Spirito di Dio, ricordiamo, carissimo Antonio, non sognare, vieni qua, prendete la Bibbia. Come sei venuto? No? Mettilo qua. Lo Spirito di Dio mi ha creato. Quando Dio ha creato l'uomo, cosa ha fatto? Alitò sulle sue narici. Alitò significa gli ha dato l'anima. Alitò, gli ha dato se stesso. L'alito. Mi ricordo una bambina che vedeva mamma fare la Santa Comunione, che io voglio pure, no? A un certo punto, ogni mattina se lo portava qui, a un certo punto, mamma, allora quando riceve l'Eucaristia, fammi sentire il fiato. Nel momento in cui, mamma, ecco, noi siamo formati dall'alito e l'alito è la parte vitale dell'essere. Se uno non respira è morto. Alito, la parte più profonda dell'essere. Lo Spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere. Quindi la consistenza, cioè la nostra esistenza, si regge perché Lui ci sostiene, consistente della nostra esistenza, nostro essere. Versetto 5, forza. Se puoi rispondimi, prepara, tieniti pronto davanti a me. Ecco, io sono come te di fronte a Dio, anch'io sono stato formato dal fango. Ecco, nulla hai da temere da me, non farò pesare su di te la mia mano. Quindi siamo allo stesso livello, siamo stati formati, plasmati da Lui. Perciò ti sto parlando non contro di te, segui i miei discorsi. Tu hai detto: in mia presenza e il suono delle tue parole ho udito. Adesso ti rispondo. Puro sono io senza peccato. Cioè dire questo sta riportando quello che ha detto Giobbe. Tu hai detto pure sono io
senza peccato. Io sono pulito, non ho colpa, ma lui contro di me trova pretesti e mi considera suo nemico. Pone in ceppi i miei piedi e spia tutti i miei passi. Ecco, perfetto. Però si comprende che praticamente, siccome purtroppo io, tu mi accusi perché ho commesso dei peccati, per questo il Signore mi ha abbandonato. Il peccato, le conseguenze del peccato sono conseguenze gravissime. Perde se stesso, perde la consistenza di sé, perde la propria l'autocoscienza di sé. Pone in ceppi i miei piedi e spia tutti i miei passi. Ecco, in questo non hai ragione, ti rispondo. Dio infatti è più grande dell'uomo. Perché è più grande anche del nostro peccato, dice Clelia. Perché vuoi contendere con lui se egli non rende conto di tutte le sue parole? Se non sai, ecco il mistero della nostra vita, non puoi dedurre con la tua filosofia se lui non te lo rivela. Dio può parlare in un modo o in un altro, ma non vi si presta attenzione. Capite? Ecco il linguaggio di Dio, che sono i segni. Dio parla in un modo o nell'altro, ma non tutti riescono a comprendere il suo linguaggio, la sofferenza, la malattia, i disturbi che ci sono segni. Perché sono arrivato a questo punto? Perché quell'assassino che ha ucciso la fidanzata, il bambino e tutto il resto, no? Per quale motivo? Non è che subito c'è il delitto arriva d'improvviso. C'è una crescita, c'è una partenza, un inizio, e poi anche certi pensieri, certe cose che si maturano dentro la propria esistenza, che poi si esplodono. Quindi ecco per quale motivo Gesù diceva che è fedele nelle piccole cose, sarà anche fedele nelle cose grandi. Si inizia allora con attenzione, da piccolini, per evitare la grande degenerazione nella nostra esistenza. Allora può parlare nel sogno, nella visione notturna, quando cade il torpore sugli uomini, nel sonno surgiacile. Allora apre l'orecchio degli uomini e per la loro correzione li spaventa, per distogliere l'uomo dal suo operato e tenerlo lontano dall'orgoglio. Ecco, si arriva alla disperazione. Uno che ha gestito la sua vita in modo disordinato incomincia a avere i tormenti terribili, non dorme più, è ossessionato, e questi pensieri che lo turbano continuamente. Tutte queste sono segni. Allora dice, ma perché c'è questo? E va a finire, non so, in psichiatria, no? Eccetera. Ma non si può aggiustare qualcosa che appartiene. È un riverbero al fisico, ma che parte dallo spirito, perché il corpo e l'anima sono in bilancia. Se l'anima è in perfetta sintonia con la verità, con le regole della normalità delle cose, della morale, dell'etica, anche il corpo ne risente. Se uno commette del male e vive male, gestisce male la propria vita, moralmente, eticamente, anche fisicamente, ne sente come conseguenza. Siamo un tutt'uno, non è? Così come, guardate allora, come tu nutri il corpo andando a pranzo, mangi e bevi, ti riposi, quindi tu devi avere cura del fisico, così devi avere cura dell'anima. Non sono due cose distinte, ma sono invece coordinate tra di loro. Se tu rispetti le regole coordinate della spiritualità dei 10 comandamenti, anche tu sarai nell'armonia. Cos'è la coscienza?
La coscienza è la voce di Dio nel profondo dell'essere, questo nucleo dell'essere, che è una voce che ti dice, ti approva quando fai il bene, ti disapprova quando fai il male. E questo male poi produce un'alterazione anche nella tua intelligenza, nel tuo cervello, e ti distrugge, il peccato distrugge. Allora continuiamo. Aspetta, facciamo la comunione. Confesso a Dio onnipotente. Guardate quando uno ha fame, lo stomaco si contorce, ha sete, si contorce, il fisico richiede, così la nostra anima lo richiede, lo chiede, chiede di essere sostenuto, di essere confortato, di comprendere perché sono nato, perché c'è la sofferenza, per quale motivo c'è un rapporto affettuoso da tenere, per quale motivo deve essere pulito, per quale motivo deve essere rispettoso e vivere anche con giustizia, equilibrio e saggezza. Buona giornata. E capite? No. Se tu non dai da nutrire la tua anima con la parola di Dio, non di solo pane di uomo, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non di solo pane di uomo, non di solo pane di uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Significa, devi anche saziare la tua mente, il tuo cuore, il tuo spirito, la tua anima. Devi aprirti al mistero di Cristo che è venuto per noi, perché se avessimo avuto la possibilità di risolvere i nostri problemi non c'era bisogno che Lui fosse venuto. Abbiamo bisogno di Lui, altrimenti gli uomini diventano matti, impazziscono, e di fatto ci sono molti matti, molti inquieti, turbati, angustiati, sono gente che fuori ossessionati, l'ossessione che poi si rivolge verso gli altri. Non si può scherzare con la nostra esistenza. Non dobbiamo solamente pensare al vestito, al mangiare, al bere e basta. Siamo anche anime. Se tu non
non foraggi, non dai da mangiare all'anima tua, sei fritto, sei disprezzato, sei disperato, sei un disperato. Il corpo così, se tu non lo nutri bene, a un certo punto deperisce e finisce. L'anima è così, la stessa cosa. Non ti sono più pane dell'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Se tu non ti nutri, ecco per quale motivo, guardate, e il Signore ci parla, ci parla. Sì. C'è tanta aria lì fuori. Allora, 17. Sì. Per distogliere l'uomo dal suo operato e tenerlo lontano dall'orgoglio. Cioè, i segni, capito? I segni sono per togliere l'orgoglio, la superbia, l'autoreferenzialità. Secondo me, ma che secondo te che ti ammazzi se tu ti stai distruggendo con quello che tu stai ti scegli nelle cose? Per perseverare l'anima, per la sua anima dalla fossa e la sua vita dal canale. Capite? Ecco, se uno determina e sceglie le cose che secondo i suoi ragionamenti sono giuste, fa finire nella fossa. Deve avere una carta di navigazione, deve avere una guida, la parola di Dio è lampada dei miei passi, luce sul mio cammino. Lui ti traccia la strada, io sono la via, la verità e la vita. I falliti, ma quanti falliti che ci sono nel mondo, perdendo Dio, oppure facendosi immagini di Dio, manipolando il Vangelo e la Chiesa, si costruiscono le sue sicurezze che lo distruggono, lo tempestano, terribilmente lo infangano. Versetto 19, talvolta egli corregge con dolori nel suo letto e con la tortura continua delle ossa. Il pane gli provoca nausea, gli ripugnano anche i cibi più squisiti, dimagrisce a vista d'occhio. E le ossa che prima non si vedevano spuntano fuori. La sua anima si avvicina alla fossa e la sua vita a coloro che infliggono la morte. Capito? Ecco, questi sono i segni. La sofferenza, i segni sono, è Putin, i segni sono le guerre, i segni sono tutto quello che vediamo nelle notizie giornalistiche. Li uccidono, si ammazzano, vergognosi, cioè, tutti questi sono i segni che bisogna leggere. I segni sono il volume dei divorzi, delle convivenze, mio compagno o mia compagna. E questi sono peccati che ti mettono disordine. Noi non siamo fatti per l'impudicizia. Siamo fatti per essere persone pulite. Dicono che sono felici. Queste cose come? Sono imbroglioni. Sì. Responsore. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. A voi. Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? Il vero ma adesso sono accessibili perché la rivelazione, la verità che viene da Dio è una verità che si libera. Dio ci libera dai nostri tortuosi ragionamenti. Poi c'è la sacra rota.
Allora, seconda lettura. Padre Luisa. San Gregorio Magno Papa. La vera scienza rifugge dalla superbia. Ascolta, Giobbe, i miei discorsi, ad ogni mia parola porgi l'orecchio. L'insegnamento delle persone arroganti ha questo di proprio, che esse non sanno esporre con umiltà quello che insegnano e anche le cose giuste che conoscono, non riescono a comunicarle rettamente. Quando insegnano, danno l'impressione di ritenersi molto in alto e di guardare di là assai in basso verso gli ascoltatori, ai quali sembra vogliono far giungere non tanto dei consigli quanto dei comandi imperiosi. Ben ha ragione dunque il Signore, dice a costoro per bocca del profeta, li avete guidati con crudeltà e violenza. Comandano con durezza e violenza coloro che si danno premura non di correggere loro sudditi, ragionando serenamente, ma di piegarli con imposizioni e ordini perentori. Invece la vera scienza fugge di proposito con tanta più sollecitudine il vizio dell'orgoglio quanto più energicamente perseguita con le frecciate delle sue parole lo stesso maestro della superbia. La vera scienza si guarda dal rendere omaggio con l'alterigia della vita a colui che vuole scacciare con i sacri discorsi dal cuore degli ascoltatori. Al contrario, con le parole e con la vita si sforza di inculcare l'umiltà, che è la maestra e la madre di tutte le virtù, e la predica ai discepoli della verità più con l'esempio che con le parole. Perciò Paolo, rivolgendosi ai Tessalonicesi, quasi dimenticando la grandezza della sua dignità di apostolo, dice: «Ci siamo fatti bambini in mezzo a voi». Così l'apostolo Pietro raccomanda: pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, e ammonisce che nell'insegnare vanno osservate certe regole, e soggiunge: tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto e con una retta coscienza. Quando poi Paolo dice al suo discepolo: questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità, non chiede un atteggiamento autoritario, ma piuttosto l'autorità della vita vissuta. Si insegna infatti con autorità quando prima si fa e poi si dice. Si sottrae credibilità all'insegnamento quando la coscienza impaccia la lingua. Perciò è assai raccomandabile la santità della vita, che accredita veramente chi parla molto più dell'elevatezza del discorso. Anche del Signore è scritto: egli infatti insegnava loro come uno che ha l'autorità e non come i loro scribi. Egli solo parlò con vera autorità in modo tanto singolare ed eminente
perché non commise mai per debolezza nessuna azione malvagia. Ebbe nella potenza della divinità ciò che diede a noi attraverso l'innocenza della sua umanità. Esposorio. Rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri. Dio resiste ai superbi, ma agli umili dà grazia. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete riposo per le vostre anime. Dio resiste ai superbi, ma agli umili dà grazia. Ci mettiamo in piedi. Vino, notte e tenebre, nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore, il sole di giustizia, sfigura.